Il reddito energetico è un ménage à trois, vediamo perché. Ciao a tutti e bentornati su andreapicinelli.net. In questa seconda puntata della guida al reddito energetico nazionale affrontiamo subito una delle caratteristiche peculiari del REN, che costituisce una novità importante rispetto a tutti i meccanismi di incentivazione passati. I soggetti coinvolti sono 3. Fino ad oggi tutti gli strumenti di incentivazione del fotovoltaico sono sempre stati un discorso a due tra GSE e proprietario dell'impianto. Tradizionalmente infatti il GSE in vari modi e con vari nomi ha sempre dato i soldi al proprietario del fotovoltaico dopo che quest'ultimo aveva pagato l'installatore. Con il reddito energetico il legislatore ha portato una rivoluzione semplice ma molto impattante, coinvolgendo direttamente l'installatore nel rapporto con il GSE e di fatto saltando un passaggio di denaro. Ma andiamo con ordine. Chi sono i 3 soggetti coinvolti nel contratto REN? Il GSE, il beneficiario, fin qui tutto normale, e il realizzatore. Vediamo di definirli per bene. Il GSE, il nostro caro gestore dei servizi energetici, è la società statale che gestisce tutti gli incentivi alle energie rinnovabili e naturalmente anche il funzionamento del reddito energetico nazionale. Il beneficiario, ovviamente, è il futuro proprietario dell'impianto fotovoltaico, colui che per primo interagirà con il GSE per richiedere l'erogazione del reddito energetico, ma solo dopo aver verificato di rientrare in tutte le condizioni che vedremo nel prossimo video e dopo aver individuato il soggetto numero 3, il realizzatore. Chi è il realizzatore? In breve è l'impresa che installerà l'impianto fotovoltaico. In politichese il soggetto realizzatore è l'impresa abilitata all'installazione degli impianti di cui la articolo 1,2 lettera A del DM 37/2008 che si è in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richieste per l'attività di installazione e manutenzione da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo del 3 marzo 2011 numero 28. Insomma, un installatore elettrico con il corso FER valido. E voi direte: vabbè, ma l'installatore c'è sempre stato, cosa cambia? Per prima cosa, per poter essere un realizzatore del reddito energetico non basta essere un elettricista con il certificato FER valido, bisogna iscriversi al registro realizzatori sul portale GSE utilizzando l'applicazione accreditamento realizzatori REN. Quest'idea mi ricorda qualcosa. Quindi se siete installatori e volete realizzare impianti con il reddito energetico vi conviene muovervi prima possibile per ottenere l'accreditamento. Ma questo è niente, la vera novità introdotta dal REN è il giro che faranno i soldi del contributo. Anziché passare dal GSE al beneficiario e dal beneficiario al realizzatore, il GSE pagherà direttamente il realizzatore secondo i massimali e le modalità che vedremo più avanti. Ecco perché all'inizio del video vi dicevo che il REN salta un passaggio di denaro. In pratica il beneficiario deve preoccuparsi solamente di accedere al bando. Una volta ammesso, la seconda parte è tutta una questione burocratica ed economica tra GSE e installatore, perché è il soggetto realizzatore che deve fare la seconda parte dell'iter e ricevere direttamente il contributo. Io sinceramente lo trovo un ottimo meccanismo, soprattutto pensando che il contributo è rivolto alle famiglie in difficoltà economiche che sicuramente non riescono ad anticipare le somme prima di ricevere il rimborso dal GSE, e credo che se fosse esteso anche ad altri incentivi potrebbe stemperare lo scoglio principale dell'adozione del fotovoltaico, che è appunto l'investimento iniziale. Bene, facciamo un breve riepilogo dei pro e contro del meccanismo del REN. Per il GSE, il GSE fa quello che deve fare. Il beneficiario è sicuramente quello dei 3 che ha più vantaggi rispetto alla procedura di acquisto tradizionale, perché ottiene un fotovoltaico a casa senza mettere letteralmente fuori un euro e ha dei servizi post vendita garantiti che per altri sono opzionali a pagamento e non deve nemmeno preoccuparsi delle scartoffie. Infine, per i realizzatori vedo sicuramente positiva la possibilità di un nuovo slancio
lancio per il settore domestico che si è un po' piantato effettivamente con la fine del super bonus, ma serve attenzione e metodo perché la questione del pagamento potrebbe diventare una lama a doppio taglio. Da un lato il fatto che paghi il GSE dovrebbe dare più tranquillità di incasso, dall'altro servirà una riorganizzazione delle tempistiche di pagamento dei fornitori, almeno inizialmente, perché come vedremo nel video sull'iter di accesso al fondo, anche riducendo a zero i tempi della richiesta passeranno sempre almeno 60 giorni tra la messa in funzione del fotovoltaico ed il saldo da parte del GSE, e quindi i conti devono tornare in quei due mesi di sfasamento o si rischia veramente la mancanza di liquidità. Bene, spero come al solito che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile. Vi ricordo che la guida completa è già disponibile per gli abbonati al pacchetto aggiornamenti tecnici. Come al solito grazie di essere arrivati fino alla fine e appuntamento al prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net. Eccoci arrivati alla fine del video, intanto grazie per essere arrivato fino a qui, spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile, ricordati di lasciarmi un like, un super grazie per dimostrarmelo. In ogni caso fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto, qual è per te il vero punto del discorso o come potrei essere utile nel fugare dubbi, perplessità e preoccupazioni. Se non sei ancora iscritto al canale puoi farlo cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornato su tutti i nuovi video. Sul tasto abbonati puoi vedere i pacchetti di abbonamento che puoi attivare per sostenere il canale. In particolare per gli addetti ai lavori oggi c'è un nuovo abbonamento che ti dà accesso a video di approfondimento dedicati a tutte le novità burocratiche, tecniche e normative. Lo trovi nel pacchetto abbonamenti alla voce aggiornamenti tecnici. Per contattarmi per incarichi, consulenze e collaborazioni in descrizione trovate tutti i miei canali social ed i link al mio sito. Io come al solito ti ringrazio per essere parte della community del canale e ti do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico. Un saluto da andreapiccinelli.net.